che una difficoltà, ti posso dire che cosa mi manca, che è il contatto fisico con le persone. Perché è vero che la tecnologia ci è stata molto di supporto, però poter parlare con il cliente guardandoli negli occhi ti dà anche una percezione di quello che non è, che è non detto. E secondo me è una componente importante per entrare in sintonia con il cliente. Comunque tutti abbiamo dovuto imparare ad essere vicini anche da lontano. Io personalmente ho valutato uno strumento che ritenevo un po' freddo, che è quello della mail. Invece è stato un mezzo che mi ha consentito da subito di raggiungere tutti i miei clienti per raccontare cosa stava succedendo, che cosa provavo io, che cosa pensavo di questo momento surreale che invece era tremendamente vero. E poi di grande supporto mi è stato il vecchio strumento del telefono, perché poi è stato necessario poi telefonare ad ognuno di loro per parlare singolarmente della loro situazione. La mia mission è stata sempre quella di esserci anche quando non sembra, ma in questo momento invece è importantissimo farsi sentire dal cliente, e quindi la sfida è quella di rendere più umano possibile il digitale e quindi non far sentire la mancanza di quella stretta di mano, di quell'abbraccio che in realtà dà tantissimo e ha un valore importantissimo. Difficoltà? Non sicuramente dal punto di vista tecnologico. Quello che stiamo vivendo ha dato un'accelerazione ai rapporti con la tecnologia, sia dei consulenti che dei clienti, una sorta di spinta gentile. Qual è allora il maggior ostacolo per me? Io sono stata sempre abituata a vivere i miei incontri con i clienti in maniera piuttosto fisica, quindi ad iniziarli e a concluderli non solo una stretta di mano, ma anche un abbraccio e anche con baci e magari anche davanti a un buon caffè. Sicuramente non poter esserci fisicamente, questo è stato il primo ostacolo che ho dovuto superare. Nella vita siamo abituati a utilizzare più sensi, oggi invece ne possiamo utilizzare solo due, vista ed udito. Per questo ho dovuto imparare a fare a meno degli altri. È un po' come dover descrivere il profumo di un bellissimo mazzo di fiori partendo solo da forme e colori. Ma se è vero come è vero che all'interno di ogni crisi si nasconde un'opportunità, questa mi ha dato in modo in un certo senso di reinventarmi in questo periodo che io reputo di transizione e non di crisi. Al momento restare chiusi in casa, contrariamente a quanto ci si potesse attendere, ha prodotto una mole di attività davvero imponente. Grazie alla tecnologia, e forse anche per colpa di esso, ricordo che l'abbiamo criticata fino a qualche tempo fa come troppo presente, quasi ne fossimo schiavi, grazie ad essa, dicevo, la comunicazione oggi certamente è più facile e quindi ci aiuta ad essere presenti con i clienti. Anche se a distanza, con gli amici, con le persone intorno a noi. Ci siamo forse fatti prendere un po' la mano, però non c'è un momento della giornata che non sia pervaso da una attività da fare online. Comunicazione sempre, comunque, dovunque, con tutti i sistemi, tra web, webinar, formazione continua e informazione, siamo forse un po' sopra la media di quello che normalmente facciamo. La difficoltà potrebbe essere, quando torneremo finalmente alla normalità, dover gestire questa mole impressionante di comunicazione anche soltanto integrata a traffico e parcheggio. Ci vorrebbero giornate da 36 ore. Allora, fermo restando che ogni cliente ha una sua storia e quindi ha una strategia di investimento che è costruita sulla base dei suoi obiettivi, delle sue esigenze, della sua propensione a rischio in un certo orizzonte temporale, devo dire che una regola che vale per tutti nei momenti di grande volatilità è quella di non farsi prendere dal panico. Questo perché l'emotività sappiamo che è cattiva consigliera e che fa dimenticare spesso il fine per cui si è fatta una determinata azione. Ogni crisi ci sembra sempre più forte delle altre, a volte è vero, ma credo che abbiamo l'attitudine a dimenticarci delle cose che comunque ci hanno fatto del male, che ci fanno soffrire.
Questa crisi però devo dire in particolar modo che ha fatto capire quanto sia importante lo star bene e quindi forse ha rimesso in discussione alcuni valori cambiando qualche priorità. Quindi se il mio consiglio è quella di non prendere decisioni sul momento, però singolarmente credo che sarà opportuno rivedere con ogni cliente la propria pianificazione sulla base, insomma, di quanto ho detto prima. Il consiglio? Spegnere la TV, spegnere i social e accendere il proprio consulente finanziario, ossia me. Può sembrare una battuta, ma in questo periodo in cui siamo bombardati di informazioni, la parola pandemia ha fatto sempre più rima con la parola infodemia. Questa è la crisi sanitaria più raccontata, magari anche con volatilità per utilizzare un termine finanziario, e spesso con terminologia bellica, il che sicuramente non aiuta. Cosa faccio allora? Ricordo ai miei clienti che di crisi ne abbiamo già superate altre, che ieri come oggi io sono al loro fianco per costruire valore per il futuro e per proteggerlo. Una pianificazione finanziaria fatta per obiettivi sicuramente non deve essere stravolta ora, ma perseguita. Anche perché, come ci ricorda Pareto, il 20% di ciò che si ottiene dipende da quello che capita. Ma ben l'80% dipende da come reagisci tu a ciò che ti è capitato. E se il mondo che ci aspetta è un mondo diverso da come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi, comunque ci sarà un nuovo mondo e noi dobbiamo essere organizzati per esserci. Il consiglio più importante da dare ai clienti in questi giorni è soltanto uno: niente panico. Stiamo vivendo tutti una crisi inattesa e complessa. È diversa dalle altre, almeno nelle cause. Ci ha colpito nella cosa più cara che abbiamo, nella salute. Per molti di noi, quelli più fortunati, sarà una storia da raccontare. Oggi veramente surreale. Però per tanti, e non dobbiamo dimenticarlo, è una tragedia profondamente dolorosa. Stabilita la giusta priorità di quello che ci sta accadendo, possiamo anche parlare di lavoro. Se la strategia di gestione del patrimonio, scelta con il cliente, condivisa insieme e implementata rispettando gli obiettivi del cliente, misurando la sua giusta propensione al rischio. Non ci dobbiamo assolutamente preoccupare, dobbiamo tenere i nervi saldi. Focalizziamoci su quello che sappiamo. Crisi è anche sinonimo di opportunità. Dunque, se a causa della crisi non è cambiato nulla nei propri obiettivi, e magari questo è il momento giusto per verificarlo, cioè se la crisi non ha impattato da un punto di vista patrimoniale in modo da cambiare radicalmente l'assetto patrimoniale del cliente, possiamo focalizzarci su una serie di opportunità che si sono aperte. E quindi, fermo l'orizzonte temporale e la propensione al rischio del cliente, si potrà decidere se fare delle scelte di carattere tattico proprio volte a cogliere queste opportunità.